Sindaco, si avvicina il 4 maggio, inizia la fase 2, c'è però il rischio che ci possano essere delle ordinanze locali un po' più permissive rispetto al passato, che potrebbero essere anche impugnate dal governo nazionale, un po' il contrario di quello che accadeva fino a qualche giorno fa. È paradossale in effetti constatare quando noi sindaci chiedevamo restrizioni e siamo stati definiti sceriffi perché il governo invece era un po' più permissivo. Oggi invece che noi tendiamo a ripartire, sempre ovviamente con le dovute cautele, vediamo da parte del governo invece un'azione completamente diversa, ossia un'azione volta a restringere. Ecco, noi stiamo cercando, come del resto dall'inizio, di ragionare delle misure o delle iniziative che possono in qualche modo rientrare nelle linee dettate dal governo. Al tempo stesso però riteniamo importantissimo oggi mantenere comunque la cautela, lo ribadisco, e quindi pensare sempre alla salute dei nostri cittadini, che è fondamentale, ma anche pensare a quanto da un punto di vista economico sia stato dannoso, insomma, questo periodo di quarantena generale, e quindi stiamo ragionando delle idee che possono sviluppare insomma, oppure far ripartire in qualche modo l'economia, contemperando sempre appunto quello che è giusto che sia, ossia la sicurezza dei cittadini. Si avvicina, come dicevamo, la riapertura un po' delle città anche della nostra regione. C'è il timore che lunedì prossimo possano riversarsi in strada migliaia e migliaia di cittadini? C'è questo rischio, motivo per il quale io nei prossimi giorni inviterò costantemente i cittadini, come fatto precedentemente, a rispettare comunque le prescrizioni. Questo è fondamentale se vogliamo comunque tornare a vivere, ma allo stesso tempo non ricadere in quel tunnel che purtroppo profondo e buio ci ha devastato in queste settimane. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, ma sono convinto che i nostri cittadini, come fatto durante queste settimane, ragionino quello che sto dicendo e quindi si comportino di conseguenza.